Salve a tutti, oggi vi voglio mostrare un gioco che ho scritto e se posso definirlo è la conversione di Moonlander. Questo gioco ovviamente non ha grafica perché sulla programma 101 io non posso disporre di un monitor grafico, però si comporta esattamente come si comporta il gioco Moonlander. Per chi non lo conosce, il gioco Moonlander è un gioco bidimensionale dove bisogna far atterrare una navetta spaziale sulla Luna e bisogna agire sui motori spostandoci a destra o verso sinistra per atterrare nel punto preciso di atterraggio e oppure accelerare per diminuire la velocità di caduta e quindi non schiantarsi sulla superficie. In questo caso il gioco, come vedete, vi mostra soltanto le coordinate. E le coordinate sono A, che è 20 metri in questo caso, che è l'altezza, D, che è la distanza da punto di atterraggio, che è 8 metri, e C, che è il carburante, che in questo caso è rappresentato sempre da un numero. E la velocità di caduta non viene mostrata per rendere un po' più difficile il gioco. Quando io mi lascio cadere, l'astronavicella, come vedete, l'altezza dell'astronave diminuisce e anche la distanza varia, perché l'astronave ovviamente non sta cadendo in maniera verticale ma si sta spostando. E, volendo, io posso cercare di riprendere quota con un altro comando e in questo caso io frenerò la caduta e quindi continuerò a riprendere quota. Come vedete, l'altezza è tornata a 20 metri. E ovviamente la mia distanza dal punto di atterraggio mi sto allontanando e quindi io l'unico modo che posso fare è cercare ovviamente di spostarmi verso sinistra, perché la distanza positiva indica che mi sto spostando verso destra, e ovviamente ogni mossa che io faccio implica una diminuzione del quantitativo di carburante. Come vedete, sono molto alto, quindi il carburante non sarà sufficiente per completare l'atterraggio. Quando io finisco il carburante, la navicella cadrà e la rama 101 mi mostrerà i vari istanti di caduta, come potete vedere in questo momento, che rappresentano i metri al secondo. Ecco qua, a questo punto, una volta che io avrò toccato terra, la programma 101 con il registro B grande mi mostrerà la velocità di caduta verticale, con il registro B piccolo mi mostrerà la velocità di caduta orizzontale, e, mentre invece D rappresenta la distanza dal punto di atterraggio dove in realtà dovevo atterrare. Questo è un semplice gioco che ho provato a scrivere per rappresentare quello che può fare un computer degli anni 60 rispetto a un computer degli anni 70-80, con le sue ovviamente caratteristiche molto più limitate. Grazie a tutti e arrivederci.